Downhill, dall'inglese giù dalla collina, è una competizione della mountain bike. Si svolge a cronometro individuale e completamente in discesa su tracciati di differente grado di difficoltà e lunghezza da 2 a 7 km. È inserito nel calendario UCI della Coppa del Mondo del 93 ed abbinato come località e come data agli eventi di dual slalom e four cross, a volte anche di cross country. I mondiali si svolgono dal 90 tra la fine di agosto e la prima metà di settembre ogni anno. Il downhill è praticato solitamente con bici dal telaio molto robuste con escursioni alla ruota posteriore che vanno dai 170 ai 250 mm. In questa disciplina i concorrenti indossano delle protezioni molto robuste e caschi integrali in stile motocrossistico. La bici da downhill moderna deve essere leggera e agile per permettere accelerazioni e frenate più rapide. Normalmente le biciclette da downhill concepite per gareggiare presentano diverse caratteristiche. Sono biammortizzate, cioè dotate di ammortizzatori posteriori che possono andare dai 160 mm ai 240, mentre la forcella è sempre a doppia piastra. Il manubrio è più largo rispetto alla mountain bike per usi meno estremi e raggiunge lunghezze sino a 82 cm. Un manubrio più largo garantisce un maggiore controllo e stabilità del mezzo e i copertoni sono esclusivamente tacchettati. Oltre a questo sono anche più larghi di quelli normalmente usati sulla mountain bike. Di solito viene montato un copertone da 2,35 o 2,50 pollici. I freni sono sempre a disco idraulici con un diametro dei dischi di solito di 203 mm. I pedali sono molto larghi e chiodati per una maggiore stabilità. Dal punto di vista dei cambi si usano solitamente corone con numero di denti compresi tra 34 e 38.